Coach Munini, siamo al termine della partita, la prima sconfitta di Vigevano dopo una lunga serie di vittorie contro la Posa al Sesto San Giovanni. Diciamo che poteva, dopo tre partite abbordabili, ci si trovava di fronte alla prima partita un po' più complicata contro la squadra comunque quinta in classifica, in piena zona playoff. Effettivamente poi alla fine Vigevano purtroppo, ecco, ci ha lasciato le penne per la prima volta. Beh, avrei un sacco di cose da dire, però sto qui, dico le principali. Innanzitutto, in questo sport, se non ti alleni, poi è difficile giocare bene. Noi abbiamo fatto una settimana terribile per quanto concerne gli allenamenti, perché Cam ha avuto un problema alla caviglia la scorsa partita e ha fatto un allenamento giovedì, si è visto poi in campo. Quaroni, anche lui, ha fatto un allenamento giovedì e si è visto che sul finale era abbastanza stanco. Anche Paolo Moretti ha un sacco di problemi al ginocchio, quindi non si allena mai con intensità. Sicuramente noi su 7 giocatori non ne possiamo regalare 3. Detto questo, non esiste che prendiamo 89-87 punti. Quanto 89? 87. 87 punti in casa, di cui 29 l'ultimo quarto. Esatto. Quindi non esiste prendere in casa 29 punti. E allora noi siamo una squadra che quando poi riusciamo poi a giocare in attacco, perché siamo tutti in forma, allora ci possiamo mettere anche una pezza, perché siamo in grado di fare bene in attacco. Questa sera, che è l'ultimo quarto in attacco, abbiamo giocato male, anche perché appunto non eravamo, ci è mancato un po' il fiato, è mancata la lucidità, come diceva il coach dell'altra squadra, e quindi noi abbiamo perso per questo motivo, abbiamo concesso troppo. Loro devo dire veramente bravi, come ha detto le loro cose, ha fatto una partita super, però loro spesso hanno tirato, qualche volta hanno fatto canestro con l'uomo addosso, ma anche qualche spesso hanno tirato liberi. Noi dobbiamo lavorare in difesa, dobbiamo crescere in difesa, è dall'inizio del campionato. Noi, chiaro che per caratteristiche individuali non saremmo mai una squadra che fa fare 60 punti agli avversari, però non è possibile neanche prendere 29 punti in un quarto, specialmente nell'ultimo. Quindi può anche darsi che ci faccia bene questa sconfitta, è chiaro che spiace, sono rammaricato, però abbiamo perso contro una buona squadra di ragazzi giovani che lottano, e quindi dobbiamo capire che se non si difende alla lunga poi si paga. Però io sono chiaramente amareggiato, incavolato, ma che dire a questi ragazzi? Se facciamo un conto, noi venivamo da 24 vittorie consecutive, considerando le ultime 14 le ultime scorso, 10 più 4 di playoff, 10 quest'anno. Questi ragazzi, insomma, ci hanno sempre messo l'anima, il cuore in campo, l'impegno, quindi per l'amor di Dio, mi spiace perdere questa partita, però parlerò con loro. Però ripeto, venivamo da 24 vittorie consecutive. Purtroppo capita qualche volta anche di perdere, certo. Però dobbiamo avere la capacità di, con serenità, di capire quello che io ho detto e cercare di lavorare soprattutto per la difesa e andare subito a vincere le prossime due, che saranno anche le prossime due partite difficili, perché il Basketau lo conosco molto bene, è una squadra rognosa, e anche l'altra poi il Cernusco è una squadra di medio livello, quindi dovremmo fare attenzione e voglio andare lì e subito cercare di ritornare a quelli che eravamo prima. Certo. Va bene, okay? Non facciamo drammi, ricominciamo. Esatto. Ciao. Ciao. Siamo qui con coach Sacchi, allenatore della Posa al Sesto San Giovanni, con Cogliati, giocatore, miglior realizzatore della squadra milanese, che ha appena fatto appunto l'impresa, ha vinto sul campo della capolista di Vigevano, una buona partita sicuramente, lottata fino all'ultimo, con insomma commento vostro, ecco, visto la buona prestazione. Sì, allora io che più che buona dico fantastica, perché sennò adesso devo pensare cosa possa essere una partita eccellente, nel senso che abbiamo fatto veramente tutto bene. Gli ho detto allora in spogliatoio 3 minuti fa,
Nulla, senza far torto ad altre squadre che ho allenato, oggi hanno fatto una partita fantastica per il modo di giocare. E non era solo una questione di voglia di provare a competere contro la squadra che prima in classifica, ma perché, quindi non c'è stato solo la voglia, no, l'agonismo, hanno proprio giocato di qualità in attacco, in difesa, hanno fatto le cose dure e quindi era tutto un insieme, che erano le tre cose che servivano. Non potevi giocare solo bene tecnicamente in attacco, solo difendere duro o solo metterci l'agonismo, dovevi fare tutte queste tre cose, noi le abbiamo fatte, perché vi assicuro che Vigevano ha fatto una super partita, è proprio stata una partita bellissima, una roba che parlavamo noi prima con l'altro allenatore degli ultimi anni, la C2, il livello, oggi è stata una partita fantastica e io faccio nuovamente per l'ennesima volta quest'anno i complimenti ai miei giocatori. Qua c'è un ragazzo cresciuto in Posa del 94, sono dei ragazzi che ogni giorno fanno dei passi avanti incredibili, hanno volontà e quindi non è casuale tutto quello che stanno portandosi a casa. Bene. Cogliati, miglior realizzatore, 24 punti, quindi un'ottima prestazione all'interno di un'ottima partita. Beh, è stata sicuramente una ottima partita mia, ma di tutta la squadra, perché comunque abbiamo giocato molto bene di squadra, passandoci la palla, difendendo forte e l'agonismo alla fine hanno vinto i nervi e chi è stato più lucido nel finale sui tiri liberi 4 su 4 nell'ultimo minuto sicuramente hanno contato molto e niente, cioè ottima partita comunque. Parlavamo di miracoli nel pre-partita, appunto, perché squadra imbattuta in casa, abbiamo fatto sicuramente una partita super. Perfetto, complimenti e grazie. Grazie a voi. Siamo qui con Nicolò Cattaneo, appena finita la partita appunto tra Vigevano e Posa al Sesto San Giovanni, prima sconfitta in casa come abbiamo già analizzato anche con gli altri, sicuramente una buonissima partita da parte degli avversari che comunque erano sicuramente più quotati rispetto alle ultime tre partite che abbiamo disputato e appunto forse, come ha detto anche il coach, qualcosina da rivedere sicuramente in difesa, perché l'ultimo quarto è quello che poi ha segnato poi il risultato finale, ecco. Certo, penso che non sia mai capitato quest'anno di subire 89 punti, soprattutto in casa, che dovrebbe essere il nostro punto di forza. Penso che il discorso del risultato finale sia tutto lì. Io sono convinto che se non si lavora bene, al completo, così poi si soffre, c'è poco da dire. Ovviamente noi questa settimana, come diceva appunto il coach, abbiamo avuto problemi di organico, di infortuni vari, quindi ci allenavamo con tutti i giovani, è anche difficile per loro allenarsi con noi, per noi allenarsi con loro. Cerchiamo tutti insieme di riunirci adesso, perché comunque una sconfitta ci sta, tutte le squadre perdono, cioè non esiste una squadra che è imbattuta, forse Siena è l'unica imbattuta, però forse no, perso, ha perso una partita anche se, quindi secondo me adesso resettiamo tutto e ripartiamo da lunedì con una mentalità diversa, arriviamo lunedì alle 7:30, 8, quello che è, concentrati, ci alleniamo come se non fosse successo niente e ripartiamo da qui, perché tanto secondo me una sconfitta ci sta tutta. Purtroppo fa male perdere in casa ovviamente e lasciare indietro magari due punti che si potevano fare anche dal fatto che eravamo più 10 a un certo punto. Pensavo ovviamente merito anche dei nostri avversari, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi secondo me e resettare tutto e ripartire come se non fosse successo niente, punto e basta. Sono convinto di questo. Questa squadra può fare, non dico meglio di così, ma 100.000 volte meglio di così. Fa male perdere, le sconfitte non è mai bello. Stasera non so se a che ora andrò a dormire, cioè fa niente, sono cose che succedono e anzi dalle sconfitte bisogna cercare di imparare e non rifare gli stessi errori che si sono fatti durante una sconfitta, quando si perde, diciamo. Certo. Tutto qua. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.